Questo è il video più cringe che abbia mai realizzato. Molti di voi mi hanno chiesto per non so quale motivo di fare un video ASMR. E oggi sono qui per fare questo video ASMR. E non so nemmeno io perché lo sto facendo. Dovete soltanto sapere che questo sarà un video tranquillo. Non ci sarà nessuna Silvia impazzita, presa dall'ira che urla. Ho perso il caricabatterie della mia macchinetta fotografica con cui vlogo, quindi eccola qui. Fino a quel giorno in cui lo ritroverò oppure lo ricomprerò, dovrò utilizzare questa macchinetta. No, scherzo. Dopodomani già mi arriva il nuovo cavo. Però sono davvero, davvero, davvero arrabbiata. Ma seriamente arrabbiata. Ma comunque, oggi siamo qui per fare questo video ASMR. Vorrei tanto specificare che io non sono capace di fare un video ASMR. Quindi quello che uscirà, uscirà. L'avete chiesto voi? Io esaudisco i vostri desideri. Sta a voi adesso decidere e valutare se effettivamente l'ASMR è avvenuto con successo o avvenuto sul cesso. Ma comunque, chiusa parentesi, volevo prima introdurvi un'applicazione che io trovo davvero, davvero, davvero super utile e volevo consigliarle a tutte le ragazze che mi seguono su questo canale. Quindi ragazzi, all'ascolto, potete tranquillamente utilizzare anche voi questa applicazione con le vostre ragazze. Oggi sono qui per parlarvi di Clue, un'applicazione che serve a tenere sotto controllo il proprio ciclo mestruale. Non è un'app anticoncezionale, quindi mi raccomando, serve soltanto a regolarsi tramite i dati che voi inserirete ogni volta che avrete il ciclo e a capire se c'è qualcosa che non va. Ma comunque vi spiego tutto meglio. Questa è la schermata iniziale per tutti coloro che appunto già utilizzano l'app. Qui, come potete vedere, c'è il ciclo delle mestruazioni, dove tu, quando ti vengono, puoi tranquillamente inserire le info. Vi faccio vedere in che modo. Facciamo che oggi ho il ciclo, anche perché dalla faccia si direbbe. Inserisci i dati di oggi. Io qui ho aggiunto di controllare le mestruazioni, i dolori, le emozioni, il sonno e l'energia. Ma voi potete aggiungere tutte le funzioni che volete cliccando questo più. Da qui potrete aggiungere capelli, digestione, pelle, peso, temperatura, voglie, esercizio fisico, meditazione o comunque tutto ciò che vi serve. Io sinceramente ho una cerchia abbastanza ristretta delle cose che voglio tenere sotto controllo, quindi mi sono limitata a mettere le cose basi. Qui potrete regolare appunto le vostre informazioni con queste quattro schedine. Dopodiché, una volta inserite tutte quante le vostre informazioni, Clue farà un calcolo e vi dirà il prossimo mese quando vi arriverà il ciclo. Quindi, per tutte le persone che devono fare delle visite mediche o che hanno fatto delle visite mediche e durante la visita il dottore chiedendovi quando è stata l'ultima volta che avete avuto il ciclo, voi siete rimaste così, con la stessa faccia che ho in questo momento, sapete che con questa applicazione avete praticamente risolto il problema. Anche a me, ragazze, è capitato di andare dal medico, non ricordarmi niente, ma grazie a quest'app finalmente evito di fare una figuraccia in più ogni volta. Sì, potrete aggiungere anche i vostri promemoria, ad esempio il promemoria del maestro, così da sapere quando vi arriva il ciclo. E questa applicazione potrete usarla anche voi, cari ragazzi, con le ragazze isteriche all'attenti. Perché una volta creato l'account, voi potrete condividere il vostro ciclo con altre persone in modo che gli altri possano vedere quando avete il ciclo. Quindi quest'app è a favore dei poveri ragazzi che ogni mese si devono subire ore e ore e ore e ore di torture. Per farlo basta andare su Impostazioni, Clue Connect, e qui aggiungere il ciclo di qualcun altro oppure invitare qualcuno a vedere il tuo ciclo. È un'app davvero super utile e veramente facile da utilizzare. Io la utilizzo già da qualche anno e quindi già so un pochino come funziona. Però per coloro che sono alle prime armi di questo fantastico mondo chiamato ciclo mestruale che vi seguirà fino a che non andrete in menopausa, vi consiglio vivamente di scaricare questa applicazione. Trovate tutti quanti i link per iOS Android qui sotto in descrizione. Quindi mi raccomando, poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se qualcuno di voi la usa, se la ritenete utile. Comunque fatemi sapere un pochino la vostra opinione su questa applicazione. Comunque, detto ciò, adesso entriamo un pochino più nel mood silenzio assoluto e passiamo al video ASMR. Io davvero non so cosa si fa in questi video, però ho visto un botto di gente mangiare, maneggiare slime, quindi io farò più un miscuglio di tutto e cercherò di fare qualcosa di rilassante. Anche se a me in primis questi video danno veramente tanto, ma veramente tanto fastidio.
fame. Dove non urlo. Mi faccio un'altra bella scenetta e poi ci vediamo dopo la fine del video. Devo controllare che sta ancora registrando. Tutto a posto. Alcuni facendo questi video mangiano a bocca aperta, però è davvero disgusto. Capisco di far sentire il suono, però è davvero disgustoso. Siamo giunti alla fine di questo video. Non dovete assolutamente prenderlo sul serio, perché tutto è da prendere tranne che sul serio. Potete prenderlo in giro, quello sì, ma sul serio proprio no. Io vi ricordo di iscrivervi a questo canale e vi ricordo che tutti i video escono ogni lunedì e ogni venerdì alle 15:30 a questo canale. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, Nick qui, e su 21 Buttons, Nick qui sotto in descrizione. Direi che per oggi è tutto. Posso finalmente andare a cringere da un'altra parte. Spero che adesso siete tutti quanti contenti che ho fatto questo video. Non so perché lo volevate, però nel dubbio io l'ho fatto. Detto questo, io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Quindi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Gang.